Allora, sono lunghissimi, io mi sono fatta portare delle forbici, esattamente come in Corea del Sud. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi portiamo, io e la Virgi, in un posto nuovo, nel senso che non vi avevamo ancora fatto vedere sul mio canale questo ristorante. Si tratta di un ristorante tradizionale, autentico, coreano. Siamo da Noodle House, un ristorante, neanche a dirlo, specializzato in noodles fatti a mano, ma anche che propone una serie di altri piatti tradizionali coreani come tteokbokki, primi piatti, antipasti molto interessanti e il mitico bibimbap. Ma bando alle ciance e andiamo subito a provarlo. Venite! Bene, ci siamo appena accomodate, siamo da Noodle House. Questo locale è frequentato principalmente da coreani e anche da moltissime clienti giovanissime, appassionate di K-drama, proprio perché qui è possibile trovare i piatti, gli stessi, identici, uguali, che appunto vengono mostrati nei K-drama. Ero molto interessata ai vostri spaghetti fatti in casa. Sì, ogni mattina noi facciamo spaghetti. Mi interessava molto anche questo. Questo? Sì, sì, perché è difficile da trovare nei ristoranti. Sì, quello molto tradizionale. Il nostro si chiama kimbap. Kimbap? Tipi di 4 tipi. Oppure altrimenti con lo spaghetti nostro pecora già c'è, buono. Sì, quello è anche molto tradizionale. A me piace tantissimo il kimchi bokkeumbap, che sarebbe il riso saltato con kimchi e uovo, è buonissimo. E poi volevo attenzionarvi chiaramente le zuppe e i piatti freddi. Ragazzi, questi d'estate sono veramente pazzeschi. Questo è in modo particolare, a me piace tantissimo, ovviamente se apprezzate il piccante, altrimenti questo, che tra l'altro una storia anche interessante perché sono dei piatti che provengono addirittura dalla Corea del Nord, ma che sono apprezzati e consumati ancora oggi in Corea del Sud. Sono stati serviti i banchan. Noi in italiano li traduciamo spesso come contorni. Si tratta di una serie di preparazioni che non mancano mai sulle tavole dei coreani, anche nelle trattorie più spartane o semplici. In questo caso sono stati serviti dei mandu, dei ravioli coreani, del fish cake fritto, marinato, poi delle patate, poi del daikon, del kimchi fatto in casa e gyeongmari, che sarebbe la frittata coreana arrotolata. Questo è japchae, si tratta di un piatto tipico coreano a base di noodle preparati con della patata dolce, infatti sono traslucidi, vengono saltati in questo caso con verdure, ma molto spesso potete trovarlo anche con del bulgogi, quindi della carne di manzo marinata e cotta insieme. È un piatto estremamente popolare in Corea del Sud, lo vendono in tutti i chioschi, in tutti i ristoranti ed è anche un piatto che viene preparato in casa. Allora, di solito sono lunghissimi, infatti spesso in Corea del Sud li tagliano con le forbici. Sono molto conditi, si sente particolarmente l'olio di sesamo, secondo me, il che ovviamente va benissimo perché dà un sapore molto rotondo, quasi nocciolato. Le verdure sono sì cotte ma restano leggermente croccanti e fanno da contrasto a questi noodle che sono veramente molto gommosi. Un bellissimo modo per aprire questo pasto. Ravioli fritti, belli croccantini, veramente ottimi. Patata arrotolata, che solitamente ha un sapore abbastanza delicato. Lo vado a inzuppare. Vi dirò, la parte chiaramente dell'uovo è molto delicata, ma si sente molto il cipollotto che dà croccantezza. Sua maestà il kimchi. È abbastanza giovane, un kimchi giovane, non è particolarmente fermentato, quindi non è neanche così forte. Secondo me ci sta da mangiare come antipasto perché non va a resettare praticamente il palato con la piccantezza, quindi permette anche di gustare e sentire tutti gli altri sapori nel caso per esempio non mangiaste molto spesso piccante. Questo è un preparato di pesce, molto comune nelle preparazioni della Corea del Sud.
molto buono, non ha un sapore forte di pesce. Un altro classico dello street food coreano, spesso inserito all'interno del doshirak, la schiscia coreana. Si tratta di un rotolino di riso, che per carità non chiamiamolo sushi coreano perché non è sushi, è fatto con alga kim, ovvero alga nori all'esterno, riso. Poi noi ne abbiamo ordinati di due tipi, bulgogi, quindi manzo marinato e cotto sulla piastra, e poi col kimchi, questo è vegetariano. Questi kimbap li trovo più sottili rispetto a quelli che mangio, che si trovano comunque negli altri ristoranti coreani, però vi dirò, secondo me è meglio, perché di solito li fanno veramente molto spessi e viene difficile comunque mangiarli. La carne è ben marinata, poi c'è questa nota croccante che a me piace tantissimo, lo so, lo ripeto sempre, ma perché dà una bella consistenza, è data dalle carote che sono tagliate a fiammifero, e poi c'è un pezzo di rapa che dà anche molta freschezza, veramente molto buono questo. Adesso passo al vegetariano con kimchi, dovrebbe essere più piccantino. Questo è freschissimo. Se c'è un piatto che può in certo senso rappresentare la Corea, la cultura gastronomica coreana, diciamo che questo piatto è proprio il bibimbap, che è un riso che, come dice la parola, va mescolato energicamente. Il bibimbap praticamente si serve in questa ciotola in pietra rovente, in modo tale che il riso sotto formi una crosticina deliziosa. Sopra sono disposte delle verdure che vengono cucinate, saltate tutte singolarmente, poi riunite in maniera coreografica all'interno del piatto. E poi possiamo mettere dopo quello piccante. Come preferisci? Prima mescolare bene per non fare di uova. Sotto riso, sopra come varie di verdura. Mescolare bene bene, se c'è la prima uova crudo, se diventerà cotta quello che piastra un po' caldo. Dopo potresti aggiungerlo quello che piccate tutto? Ma un pochettino. Eccola. A questo punto il riso dovrebbe aver fatto un po' di crosticino sotto. Infatti si gratta bene, guardate qua che texture. È ricchissimo di verdura, è possibile sentire proprio la sapidità, l'olio di sesamo che secondo me è stato aggiunto proprio alla fine, quindi mantiene tutto il suo profumo. È un piatto che magari molti di voi avranno già provato sicuramente, che magari vi sembrerà tra virgolette banale, però secondo me è un buon bibimbap fatto veramente bene, ci sta sempre ed è perfetto anche come accompagnamento a dei secondi o altri piatti che non sono necessariamente un primo, quindi ve lo straconsiglio sempre. Si taglia con la forbice. Ah, ok. Questi sono i chanchan mieon, un piatto che è abbastanza difficile da trovare secondo me qui in Italia nei ristoranti coreani. Questo piatto ha delle origini cinesi e si prepara con della carne di maiale tagliata a dadini che viene fritta e cotta con una salsa di fagioli di soia dolci, da qui questo colore scuro. In questo caso sono stati aggiunti gli cetrioli tagliati a julienne. La pasta è fatta in casa. Tra l'altro legato a questo piatto c'è un aneddoto simpatico, che è quello del Black Day. È una giornata che si festeggia il 14 aprile, un mese dopo San Valentino, e coloro che non hanno ricevuto un regalo appunto per San Valentino, queste persone si riuniscono a mangiare i chanchan mieon. Vado all'assaggio. Il sapore è molto ricco
è un piatto secondo me molto denso, perché questa salsa, non dico gelatinosa, però riempie molto bene. Il sapore non è particolarmente forte, lo trovo piuttosto delicato, anzi vi consiglio proprio questo piatto se non conoscete molto bene la cucina coreana, che è particolarmente piccante in generale, e quindi volete partire con una pietanza abbastanza safe. Allora, abbiamo ordinato un caffè coreano, che è veramente un caffè coreano nel senso che loro lo vendono in queste bustine, è un caffè solubile, io non bevo caffè, quindi... E vabbè, lasciamo stare la tovaglia, scusate, ma ci siamo divertite oggi, scusate. Contraddizione, questo gnocchi 100% di bicio, okay. Dentro fagioli rossi, lei sa, sì. Si chiama Tau. Ok. Che è la cotta. È arrivato il dessert. Allora, con queste micro forchettine vi mostro il rice cake, che sarebbe la pasta del mochi, che è molto più spessa, vedete come è alta rispetto magari ad altri dolci di questo tipo che magari avete visto, ripiena di marmellata di fagioli rossi. E poi c'è il classicissimo tteok, che è un dolce che a me piace da morire. Lo vendono in Corea del Sud anche come street food. Praticamente è una sorta di pancake che viene riempito con qui dentro il miele, la frutta secca, qui vedete ci sono dei pinoli. Una volta sulla piastra viene pressato con un peso e dopodiché rigirato e viene servito e va mangiato subito bello caldo. Grazie, ci hanno portato questa bevanda coreana a base di riso fermentato. Vado ad assaggiarla. È dolcissimo, si sente il riso e non so, ha il sapore di qualcosa che conosco ma adesso non riesco a collegarlo. È molto dissetante e come diceva la proprietaria fa bene per la digestione. In effetti è veramente molto molto gradevole. Allora, questa bevanda si chiama sikkae e come potete vedere sul fondo ci sono tutti i pezzettini di riso fermentato. È veramente molto buona, vi ho detto, è dolce ma non è particolarmente stucchevole. Alla nostra. Riprendo con l'assaggio del rice cake. È buono. È bello denso, ma non è collosissimo. Vabbè, io non bevo caffè perché mi agita, ma Virgil è tutto stra buono, quindi assaggerò un goccino. 10 kg di zucchero che ti agiterà. Va bene, tanto dopo torno a casa a piedi. È buono, è vero? Sai cosa? Sa di caffè latte. Sì, però tipo di orzo latte, non lo so, non so proprio di caffè. È veramente molto buono, ve lo rimostro, questo qui. Buono buono. Vabbè. È buonissimo. Questo non potete non ordinarlo. Nostro locale via Porpora 167, Ristorante Noodle House. Vi aspettiamo, grazie. Siamo giunti alla fine di questo video. Mangiare se mangiato, bevuto se bevuto, ovviamente non abbiamo preso dell'alcol, però se lo gradite c'è il macchio lì, c'è il soju, c'è la birra coreana, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. Questo ristorante, come avete visto, propone una cucina semplice, casalinga, rustica, che sa proprio di casa. Le porzioni sono decisamente abbondanti, soprattutto quelle a base di noodles. Si fa veramente fatica a terminare, la pietanza è veramente tanto tanto abbondante. Il prezzo finale, il conto finale è piuttosto onesto. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia fatto venire voglia di provare questo ristorantino che secondo me è davvero delizioso, e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie, ciao! Siamo a Seoul. Magari.